Inizierei con una domanda. Vale la pena giocare a Bannerlord? La mia risposta è sì, ma c'è sempre un ma. Bannerlord non è tutto rose e fiori, e in questo video cercherò di darvi la mia opinione da veterano di Warband e Napoleonic Wars, e con circa 80 ore su Bannerlord al momento della registrazione di questo video. Voglio anche premettere che questa è un'analisi del videogioco iniziale e che aggiornerò ogni tot di tempo per rimanere al passo con gli aggiornamenti. Il gioco è in accesso anticipato, sì, lo so, ma dopo tanti anni mi aspettavo almeno qualcosa in più di ciò che vedo ora in molti aspetti. Mi aspettavo un gioco quasi completo, magari un mese o due di accesso anticipato per fissare quei bug che solo una grande playerbase potrebbe rivelare. Ad ogni modo, cerchiamo di analizzare Mount & Blade 2, Bannerlord, partendo dalle cose positive, alcune delle cose positive. Sono sicuro che sia tra i pro e i contro io stia mancando qualcosa e spero che voi mi diate una mano nei commenti per analizzare anche ciò che non sto analizzando io in questo video. La grafica è sicuramente migliorata, per me non c'è dubbio. C'è gente che dice che è da PS2, ma onestamente non credo sia il caso. Non è neanche next gen, parliamoci chiaro. Diciamo che funziona. La risoluzione dei texture sembra convincente, i dettagli sui modelli e i vari equipaggiamenti credo siano piacevoli. Inizialmente le espressioni facciali erano un incubo, ma anche un'ottima fonte di risate, ma a quanto pare hanno fissato la faccenda, l'hanno sistemata. Quindi, ahimè, non ci smascelleremo più per le risa. Anche il lighting direi che è molto positivo, ma il mio punto non è fare un'analisi super dettagliata di questi aspetti, bensì generale dei videogiochi in sé. Sappiate che, a mio parere, graficamente parlando, il gioco funziona. Il combattimento è più fluido, sebbene per molti ancora risulti macchinoso, ma posso capire perché. Infatti ho detto che è più fluido, non che sia perfetto, attenzione a quello che dico. Forse sarebbe stato interessante vedere un sistema di combattimento come su Kingdom Come Deliverance, che è simile a Mount & Blade, ma che ci permette, oltre alle combo che non credo siano necessarie in Bannerlord, di attaccare da più direzioni per rendere il corpo a corpo più interessante e imprevedibile. Adoro il design dei castelli e la loro distruttibilità. Questo rende Bannerlord praticamente unico nel suo genere, ancora di più. Gli assedi sembrano più vivi che mai con trabucchi, catapulte ed altro. Interessante anche la possibilità per i difensori di possedere tali macchine per difendere le mura degli assalitori. La cosa bella di Bannerlord è che possiamo giocare come vogliamo, c'è chi è alla ricerca del modo migliore di fare soldi o di addestrare le truppe. Io consiglio vivamente di giocare in modo tale da divertirvi, punto e basta. Su Bannerlord avete la possibilità di combattere come mercenari per un regno, di unirvi ad esso come vassalli o addirittura di fondare un regno vostro. Avete la possibilità di commerciare, investire in proprietà come workshop, i laboratori di produzione, che vi assicureranno un certo guadagno giornaliero, che però è vincolato dall'economia della vostra campagna. Potete investire in carovane che viaggeranno per il mondo dei cadaveri alla ricerca di guadagni. Però ci sono anche aspetti negativi. Tra i primi, i bug, i bug, i bug. Dopo tutti questi anni, veramente l'ammontare di bug è atroce. Fortunatamente ne hanno fissati parecchi, anche di game breaking, nella prima settimana dopo l'uscita del gioco su Steam. Inoltre ci sono poche features in più fino ad ora, se non erro, e sono praticamente prese da delle mod per Warband. A me sta bene, però dopo tutti questi anni mi aspettavo di vedere qualcosa in più, o comunque una maggiore profondità riguardante le features presenti, queste nuove meccaniche all'interno del gioco. Io credo che Bannerlord necessiti in generale di ulteriore microgestione. È un videogioco che gioverebbe molto da ciò. Possiamo creare carovane e investire in workshop. Sarebbe bello poter coordinare le due cose, creando intelligentemente rotte commerciali e fare in modo che i nostri workshop abbiano sempre le risorse a disposizione per aumentare i profitti. Ciò potrebbe coinvolgere anche il core, l'aspetto principale del gioco, che sono le battaglie e le guerre. Se abbiamo un fabbro e abbiamo bisogno di materie prime, perché non conquistare una determinata città che ne produce in modo tale da aumentare i profitti? Magari questo è possibile, ma sicuramente, dal mio punto di vista, è poco chiaro e pratico dal punto di vista del giocatore. Come anticipato, gli assedi sono molto belli, ma ora come ora sono quasi ingiocabili. Oltre all'ottimizzazione, che per fortuna è stata migliorata durante la prima settimana post-launch, perché il gioco era praticamente ingiocabile durante gli assedi, si giocava a 5 FPS e se si era fortunati non crashava fino alla fine della battaglia. Il problema principale però rimane l'intelligenza artificiale adesso. In molti casi, soprattutto gli attaccanti, non riescono a capire dove andare, cosa fare, come comportarsi, c'è proprio un problema di pathfinding delle unità. Molte volte io stesso assalto le mura nemiche con torri d'assedio, ma poi, una volta sfondato il cancello principale con ariete, vedo tutti gli uomini convergere in quella direzione, trascurando le mura completamente e portando così la mia armata a subire più perdite del necessario. Inoltre, se utilizzano le torri d'assedio, ci sono tre scale e non si capisce perché debbano utilizzare soltanto quella centrale.
e la ciliegina sulla torta sta nelle truppe di difesa del cancello, che assumono una formazione a quadrato nella quale sono bloccate e passivamente subiscono le mazzate degli assalitori fino a crepare. Le battaglie campali sono ancora mucchi selvaggi di unità che non aiutano la mia persona ad immergersi nella situazione. In più non durano nulla, anche le battaglie più grosse, se sono fortunato, durano 5 minuti. Voglio portare un esempio che c'entra ben poco con Bannerlord e sono i giochi della serie Total War. Ecco, io vorrei che le unità di Bannerlord prendessero spunto da questi. Ciò che intendo dire è che invece di ammucchiarsi come idioti e stare vicino, così vicino l'uno all'altro, non poter neanche infliggere danni all'avversario, sarebbe più carino se ogni unità avesse i propri spazi, in modo tale da poter combattere l'avversario, più in una modalità di duello in un certo senso. Invece questa costanza nell'ammucchiarsi in modo stupido, e magari sarebbe anche carino vedere diverse compagnie, diversi reggimenti di fanteria sul campo di battaglia, no? In diverse formazioni, in modo tale da avere più varietà anche da quel punto di vista. Mentre ora come ora invece vediamo soltanto la fanteria tutta ammucchiata in un gruppo, gli arcieri tutti ammucchiati in un gruppo, solo la cavalleria con l'intelligenza artificiale, molte volte se ci sono tanti cavalleggeri, sono divisi in due gruppi differenti che praticamente difendono i fianchi della fanteria. Ora voglio affrontare le quest e non c'è molto da dire al riguardo, onestamente. Sono estremamente ripetitive e noiose, e tra le altre cose, alcune di queste, a mio parere, non sono neanche convenienti. Come la quest che ci dice di dover addestrare un certo tipo di truppa per un tizio nel villaggio, che forse può risultare più facile e utile in late game, ma in early e mid game sicuramente non aiuta il giocatore, perché noi avremo bisogno di quelle truppe. Quindi state attenti anche alle quest che vi trovate nei villaggi, perché alcune veramente non vi aiutano. Inoltre, la quest principale, probabilmente incompleta, ma dopo tutto questo tempo mi aspettavo molto di più, mi interessa relativamente. Non ho mai giocato Manto in Blade per le quest, ma già che ci siamo, cerchiamo di rendere interessante il prima possibile. Inoltre, da quanto ho capito, solo seguendo la quest principale possiamo fondare un nostro regno. Se questo è il caso, spero in futuro di poterlo creare in modi alternativi, anche solo semplicemente conquistando un castello. Se così non è, per favore ditemelo nei commenti, in modo tale che tutti sappiano la verità. Questa è chiaramente una mia critica personale ad un videogioco che ho amato in passato e che adoro tuttora. Se siete fan di Warband, sicuramente apprezzerete anche Bannerlord. Il punto principale della questione è che, dopo tutto questo tempo, mi aspettavo qualcosa di più. Un'esperienza simile ma migliorata in molti aspetti. Non mi aspettavo un gioco differente. Il core di Mount & Blade non deve cambiare, bensì migliorare. È un tipo di gioco sul quale si può costruire tanto. Ma sono fiducioso e ho già visto mod del passato che stanno tornando nel nuovo capitolo della serie e che spero vedremo a breve. Le mod sono una parte vitale del gioco e ci permetteranno di uscire da Carradia, proprio come si è fatto su Warband con Pendor, la mod del Signore degli Anelli o Anno Domini. Ma per principio, a mio parere, il gioco base, Vanilla, dovrebbe avere certe features sulle quali puoi costruire anche delle mod, e non dovrebbero essere sempre solo le mod a dover costruire il gioco, come accadeva in passato. E non dimentichiamoci che è in accesso anticipato comunque. I dev hanno dimostrato di tenerci alla loro creazione, stanno fissando e migliorando il prodotto giorno dopo giorno. Anzi, adesso bisognerebbe dire settimana dopo settimana, visto che abbiamo la possibilità di giocare al beta branch per testare features che poi verranno rilasciate nella build ufficiale. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate, cosa vorreste vedere su Bannerlord, quali mod attendete con ansia o quali mod vorreste vedere per la prima volta. Non dimenticate di lasciare un like se apprezzate ciò che faccio e di iscrivervi al canale per entrare a far parte della community in modo ufficiale. Ad ogni modo, grazie per esserci stati e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!